lotta alla criminalità nella Valle dell'Agno, accordo tra sindaci in vista dell'apertura del nuovo casello della Pedemontana. Creazzo investe in sicurezza, più telecamere nei parchi e dissuasori di velocità in strada. Bisogna sviluppare le sinergie nel territorio, parla Achille Di Falco, neo direttore dei servizi sociosanitari ULSOTTO. Comuni del Basso Vicentino e Usverica, un progetto per contrastare il gioco d'azzardo patologico. Ecco i martedì dei Vicentini, biglietto ridotto ai residenti per visitare la mostra sul Rinascimento. Benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Vicenza. Avete visto i titoli, lotta alla criminalità nella Valle dell'Agno, un accordo tra sindaci e forze dell'ordine per rafforzare i controlli e i pattugliamenti, soprattutto in vista del nuovo casello della superstrada Pedemontana Veneta. La lotta alla criminalità nella Valle dell'Agno ha una nuova trincea, la superstrada Pedemontana Veneta, un'opera che servirà i cittadini, le aziende, ma di cui potrebbero avvantaggiarsi anche ladri, banditi e malfattori vari che, dopo i loro colpi, hanno bisogno di una via di fuga veloce. Insomma, con l'apertura del nuovo casello Valle Agno serve una strategia per la sicurezza. In prospettiva, perché nel 2021, dopo le stagioni delle clausure e dei lockdown in cui c'è stato un calo fisiologico dei reati, siamo tornati ai livelli pre-Covid. Dunque, bisogna tornare ad alzare la guardia, a cominciare dalla vigilanza elettronica continua con una rete di telecamere targa system per cui tutte le auto che entrano ed escono dalla Valle dell'Agno vengono rilevate e monitorate. Ci sarà la Polizia di Stato con la Polizia Stradale che garantirà il pattugliamento sul tratto 24 ore su 24 e tutto il lavoro comunque sarà coordinato insieme con l'Arma dei Carabinieri e anche la stessa Guardia di Finanza. Stretta sui controlli, con pattugliamenti 24 ore su 24 sulla superstrada Pedemontana. Per questo serve un'iniezione di organico nelle fila delle forze dell'ordine. Nel 2021 sono state introdotte 62 nuove unità di pubblica sicurezza. Nel 2022 si attendono ulteriori rinforzi, una necessità espressa anche dai sindaci della valle. La necessità di qualche innesto ulteriore nelle nostre stazioni dei carabinieri e della polizia. Si lavorerà pure a uno scambio di informazioni tra comuni e forze dell'ordine più fluido e continuo in un patto per la sicurezza tra i sindaci di Brogliano, Castelgomberto, Cornedo Vicentino, Recoaro Terme, Trissino e Valdagno. Con l'avvento e l'apertura del casello della Pedemontana non bisogna abbassare la guardia, bisogna continuare a tenere il territorio monitorato e ben venga l'intervento nuovo intervento che ci sarà della Polstrada proprio con l'apertura del casello che pattuglierà tutto il tratto della nuova superstrada Pedemontana Veneta, l'implementazione dei targa system, ma soprattutto quello che auspichiamo come sindaci è la condivisione dei flussi di informazioni tra i targa system e la questura e tutte le forze dell'ordine. Di certo ci saranno degli aggiornamenti e delle riunioni periodiche proprio per verificare lo stesso stato dell'arte. Dalle telecamere su parchi e strade ai dissuasori di velocità, il Comune di Creazzo potenzia il sistema di videosorveglianza per la sicurezza del territorio. Insieme con l'Unione Terre del Retrone si sta predisponendo un piano organico di videosorveglianza nel territorio in modo da implementare le dotazioni di sorveglianza che abbiamo già nel nostro territorio. Quindi verrà fatto un piano organico cercando di andare a coprire quelli che sono gli obiettivi più sensibili del nostro territorio. Un piano di videosorveglianza potenziato sul territorio sia per garantire sicurezza ai cittadini nei luoghi pubblici, sia dal punto di vista della sicurezza stradale, al fine di dissuadere gli automobilisti avvisandoli della velocità di percorrenza. Sarà un tipo, diciamo, di sorveglianza e controllo del territorio integrale che va sia, diciamo, ad individuare quelli che sono i siti più sensibili, quindi parchi e scuole dove abbiamo già, diciamo, un presidio, e sia anche per cercare di andare a catturare le immagini per le strade, lungo le strade più trafficate del nostro territorio. Verranno installati dissuasori della velocità che
rileveranno in tempo reale la velocità e apparirà un messaggio per dissuadere gli automobilisti che non rispettano i limiti di velocità. Nella giunta dell'Unione Terre del Retrone, quindi con Sovizio e Altavilla, abbiamo già deliberato, verranno installati 10 dissuasori di velocità per ogni comune. Quindi questi dissuasori devono essere proprio un segnale per gli automobilisti. E adesso chiediamo a voi di segnalarci i problemi che avete sotto casa o davanti alla vostra porta nel comune in cui abitate, ditelo a Rete Veneta e noi poi porteremo la vostra voce al vostro sindaco. Scriveteci a vicenza@reteveneta.it oppure mandateci un messaggio al 345-855-9664 o ancora visitate la pagina Facebook Gli Amici di Rete Veneta Vicenza. Il dottor Achille Di Falco è il nuovo direttore dei servizi sociali dell'ULSA 8 Berica e succede al dottor Stopazzolo. Gli abbiamo intervistato e gli abbiamo chiesto quali sono le sue priorità. I nuovi obiettivi sono semplici, chiari e pochi. Il primo è sicuramente conoscere in profondità questo territorio, visto che non sono di qui, cosa in cui mi sono già impegnato in questa settimana. La seconda e la cosa più importante è rendere efficace la parola di integrazione sociosanitaria. Nessuno di noi, la pandemia l'ha dimostrato, può affrontare questa sfida in generale da solo, ma neanche il tema della salute. Quindi scoprire quali sono le leve strategiche di questo cambiamento e di integrazione con la dimensione naturalmente direzionale dell'ULS, ma diciamo tutte quelle energie che sono all'interno della società e della popolazione è sicuramente il secondo obiettivo principale che mi pongo. Questi gli obiettivi del dottor Achille Di Falco, nuovo direttore dei servizi sociosanitari dell'ULS 8 Berica. Originario di Foggia, padovano di adozione, 48 anni, negli ultimi 2 anni ha lavorato a Roma all'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, dove ha diretto l'unità operativa complessa Formazione ECM, un ambito di attività sul quale aveva già maturato 2 anni di esperienza in azienda zero come dirigente dell'ufficio formazione. Ha lavorato per oltre 20 anni presso l'azienda ospedaliera di Padova, diventando direttore dell'unità operativa complessa Direzione delle professioni sanitarie. Negli ultimi anni è stato anche componente di numerose commissioni e gruppi tecnici della Regione Veneto. Comuni del Basso Vicentino e ULS Berica ha presentato un progetto per contrastare il gioco d'azzardo patologico. Lotta al gioco d'azzardo patologico, fronte comune tra amministrazioni del Basso Vicentino e ULS 8. I comuni di Noventa Vicentina, Orgiano, Grisignano di Zocco e Nanto sono capofila di un progetto coordinato dal Dipartimento per le Dipendenze dell'ULS Berica in collaborazione con gli operatori della comunità Papa Giovanni XXIII di Lonigo. Si tratta di un'iniziativa sperimentale che ha l'obiettivo di fornire consulenza, orientamento e cura ai giocatori e ai familiari. Capire che nel territorio ci sono questi importanti servizi e mettere a disposizione chi di competenza per chi ha necessità e quelle famiglie che magari hanno difficoltà anche a, in qualche modo, a far emergere le loro problematiche. Oltre che i rappresentanti del mondo dell'associazionismo e delle varie realtà educative, seguirà anche una serie di incontri di informazione, ascolto, sensibilizzazione ed eventuali indicazioni di percorsi di terapia rispetto a quella che ormai è riconosciuta come una vera e propria patologia. La dipendenza è una brutta malattia generalizzata, in questo caso noi parliamo di dipendenza dal gioco d'azzardo. Grisignano farà il suo appuntamento il 1° di febbraio alle 20:30 e saranno coinvolte le amministrazioni contermini. Dati epidemiologici riguardo al tema del gioco d'azzardo patologico stimano che nel 2% della popolazione sia presente un comportamento di gioco d'azzardo ad alta intensità variabile a seconda dei casi, fino a configurarsi proprio in patologia. Di questi casi solo il 10% riesce a mettersi in contatto con i servizi territoriali. Non esiste una forma di dipendenza che possa essere affrontata senza la rete del territorio. La dipendenza è pervasiva di talmente tanti campi della persona, della famiglia, dell'ambiente sociale che o si fa rete o è un lavoro assolutamente a vuoto. Sono partiti martedì dei Vicentini, giornata in cui la mostra La Fabbrica del Rinascimento per i nati o residenti in comune ha ingresso ridotto. Inoltre per tutti i visitatori vengono estesi orari e giorni per le visite guidate.
Cultura che calamita sempre di più i vicentini. È proprio a loro il privilegio di gustarla in prima fila con i martedì dei vicentini, in cui i nati o i residenti nel comune potranno entrare alla mostra in Basilica Palladiana, la fabbrica del Rinascimento, ogni martedì di gennaio o febbraio con un biglietto ridotto a 9 anziché 13 euro. Ma non solo, le novità per i visitatori che hanno apprezzato le visite guidate non finiscono qui. Il sabato e la domenica avevamo due turni fissi, uno al giorno, di visite guidate. Piace molto l'idea di non dover prenotare la visita ma di averla a disposizione, e quindi la estendiamo. Sarà previsto anche un turno alle 15.30, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì. Le gallerie di Palazzo Thiene, con le loro collezioni artistiche, sono entrate a far parte del sistema museale civico di Vicenza. Saranno aperte stabilmente per 4 giorni alla settimana, compresi i weekend. Salviamo Palazzo Thiene! È con questo obiettivo che noi di Rete Veneta per anni abbiamo insistito affinché l'antica sede di BPV, coi suoi tesori artistici, diventasse un museo pubblico. Grazie all'atto di coraggio del Comune di Vicenza, guidato dal sindaco Francesco Rucco, dal 6 settembre del 2021 questo sogno è diventato realtà, e quello che è un patrimonio UNESCO dal 1994 è stato restituito ai vicentini. Adesso dal 15 gennaio le gallerie di Palazzo Thiene, con le loro collezioni artistiche e gli interni ricchi di decorazioni e affreschi, entrano a far parte del sistema museale civico, aprendo in maniera stabile. Si potranno visitare 4 giorni alla settimana, dal giovedì alla domenica, con biglietto singolo oppure con le card del circuito cittadino, che permettono di visitare non più 10, ma con Palazzo Thiene 11 musei di Vicenza. Attraverso Palazzo Thiene Vicenza avrà una delle reti museali più importanti e più estese di tutta Italia, e di questo siamo veramente felicissimi, e avrà un biglietto di entrata pari a 5 euro, ma nello stesso tempo entra anche nell'offerta della Vicenza Card e della Vicenza Card ridotta a quella a 4 musei, senza però l'aumento del prezzo, quindi aumenta l'offerta culturale ma in realtà il prezzo rimane assolutamente invariato. A Palazzo Thiene, esempio mirabile di arte rinascimentale che rappresenta la più alta tradizione artistica e architettonica del Veneto, si potranno visitare le sale del piano terra e del piano nobile con l'esposizione dei dipinti dei grandi maestri. Nelle sale del sottotetto si potrà ammirare la raccolta di stampe e di sculture. Dal 25 settembre, quando abbiamo aperto con le visite guidate, che ricordo riguardavano soltanto il sabato e la domenica e su prenotazione, sono entrate a Palazzo Thiene un numero importante di visitatori, ben 1811. Adesso verrà approfondito il percorso di visita attraverso l'intimo legame artistico e architettonico tra Palazzo Thiene, il più universale e cosmopolita della città, e la mostra La Fabbrica del Rinascimento in Basilica Palladiana. Noi di Rete Veneta, al fianco dei cittadini, abbiamo così raggiunto l'obiettivo che ci eravamo posti: restituire alla città un monumento significativo, sia per la sua storia che per il suo valore architettonico, che per la ricchezza delle opere d'arte che conserva. Palazzo Thiene è direttamente collegato alla grande mostra La Fabbrica del Rinascimento, e mostra che in realtà ha tantissimi rimandi verso la storia, il territorio, la cultura della nostra bellissima città. Ricordo in particolar modo che è l'unico palazzo palladiano in cui Palladio e Vittoria, lo scultore, lavorarono assieme, quindi una bella occasione è quella di andare in mostra e poi di andare anche a visitare Palazzo Thiene. È tutto per l'informazione di Vicenza. Vi ricordo dalle 21 l'appuntamento con il film Major Movie Star, un film americano del 2008, in italiano sarebbe Pericolosamente Bionda, diretto da Steve Miner, protagonista è Jessica Simpson. È tutto per l'informazione di Vicenza, dicevo, vi ringrazio per averci seguito e arrivederci.